Se cerchi Dio, Lui ti troverà. Cristo è risorto! Buona giornata, carissimi amici. Oggi la liturgia ci propone e ci ricorda gli arcangeli Michele, Raffaele e Gabriele e ci dà una bellissima lettura dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità». Natanaele gli domandò: «Come mi conosci?» Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi». Gli replicò Natanaele: «Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele». Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste». Poi gli disse: in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell'uomo». Amen. Cari amici, in questo Vangelo di oggi abbiamo due parti. Una parte che si riferisce a Natanaele, l'incontro con Gesù, un incontro importantissimo, vitale per questo discepolo, e dall'altro aspetto questa asserzione da parte di Gesù riguardo gli angeli. Si riferisce alla scala di Giacobbe citata nell'Antico Testamento e a questo mondo spirituale che ci accompagna, gli angeli di Dio, che sono in mezzo a noi e sono davvero delle creature spirituali che ci accompagnano. Ma soprattutto si parla, Gesù stesso parla di se stesso come il Figlio dell'uomo, perché questi angeli di Dio salgono e scendono sopra il Figlio dell'uomo. Ci fa comprendere di quanto Gesù sia davvero il mediatore tra noi e Dio Padre. E gli angeli sono coloro che ci assistono, che ci accompagnano. Oggi vediamo anche la figura di Natanaele. Natanaele è un uomo, molto probabilmente, si pensa che fosse un rabbino, molto istruito nella legge, nella parola di Dio, nelle sacre scritture, nella lettura, nello studio dei profeti. Attendeva il Messia, era affamato della parola di Dio, era in una fervida, zelante, entusiasmante attesa del Cristo. Ma quando gli hanno detto: «Guarda che abbiamo trovato il Messia da Nazaret», Natanaele dice: «Da Nazaret, che non è citata nemmeno nelle sacre scritture, può mai venire il Messia?» Senza sapere che Gesù era nato a Betlemme, la città del re Davide, secondo le profezie. Ecco che poi Natanaele incontra Gesù e Gesù gli manifesta in un modo profetico che lo conosceva, sapeva dove era, sapeva cosa faceva. Natanaele si trova di fronte a questa persona che sconvolge la sua vita, la sua mente, la sua esistenza, dicendo: «Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il Cristo». Pensate le cose, noi le abbiamo in un modo sintetico, Giovanni 1, ma le cose che Gesù ha detto a Natanaele. Che bello sapere che Dio conosce la nostra vita, conosce il nostro cuore. Che bello sapere che Dio si fa trovare. Perché in realtà tutta la vita aveva speso Natanaele per ricercare Dio, nell'attesa del suo Messia. E quando si è accorto della persona di Gesù, che in realtà lui era il profeta dell'Altissimo, lui era
colui che il Padre aveva mandato. Ecco che decide di aderire pienamente. Oggi quindi il Vangelo di Giovanni ci spinge a cercare Dio, ci spinge ad attendere la sua venuta. Certo è venuto 2000 anni fa Gesù, certo, ma è vivo, è morto ed è risorto, è in mezzo a noi, è l'Emmanuele. Ricordiamoci le parole quando è asceso al cielo, ha detto ai suoi discepoli, ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Gesù è vivo, fratelli e sorelle, e Gesù si lascia trovare da chi lo cerca. Cerchiamolo oggi nella nostra vita. Non lasciamoci scoraggiare da tanti pensieri negativi, da tante realtà che stiamo vivendo a livello sociale, culturale, economico. Gesù è vivo, fratelli e sorelle. Gesù è il Salvatore. Apriamo il nostro cuore a Lui perché Lui porta serenità. E Natanaele ha fatto questa esperienza. Ha cercato il Signore con tutte le forze e lo ha trovato. Gesù si è manifestato a lui. Dio ha aperto la porta a lui che bussava. Grazie, Signore Gesù, perché oggi tu vieni a visitare la mia vita. Grazie perché oggi vieni a soddisfare il mio desiderio di sete di te e della tua parola. Grazie, oh Signore Gesù, perché oggi vieni e ti fai carne nella mia vita. Grazie perché ti fai scoprire, ti fai trovare. Oh Signore, io ti presento le mie difficoltà, le mie sofferenze, le mie crisi, anche le mie depressioni, i miei momenti in cui sono caduto. Aiutami, oh Signore, a scoprire te, a trovare te. In queste sofferenze, in queste angosce, ho bisogno di te, Signore Gesù. Manifestati a me, come sei andato incontro a Natanaele. Manda i tuoi angeli nella mia vita, che aprano i miei occhi e mi facciano seguire speditamente la tua presenza. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, allora cerchiamo Dio. Ecco perché vi propongo oggi questo bellissimo slogan. Se cerchi Dio, Lui ti troverà. Lui si farà trovare da te. Amen. Che bello, che bella notizia. Custodiamola nel nostro cuore e annunciamola agli altri. Perché tutti hanno bisogno di sapere che Dio è vivo ed è presente nella nostra vita. Amen. Cari amici, come già vi ho annunciato in questi giorni, potete iscrivervi se avete piacere di fare un seminario, 4 serate online sulla piattaforma Zoom sul tema pregare con la Bibbia. Potete iscrivervi sul nostro sito alla pagina dedicata e ci troveremo insieme in modalità live, pregheremo insieme e impareremo come pregare con la sua parola. Grazie che mi avete accolto. Ci vediamo domani. Ciao. Amen.